diciamo poi nell'ordine all'assessore, così come forma di accoglienza e anche prime parole forse a questo tipo di e poi anche Maria Flora, il direttore dello IED di Roma Alberto, e poi Denis Santa Chiara, vice mediatore. Bene, intanto il benvenuto a tutti, gli ospiti. Io mi trovo a, ecco, come ho detto io prima, ad aprire questa sessione, la sessione di quest'anno, e il lavoro è iniziato lo scorso anno, l'attività è iniziata lo scorso anno, e il mio ringraziamento prima di tutto va all'assessore Patrizia Cristofoli, che ha seguito l'anno precedente anche quest'anno questa. E oltre al benvenuto, un saluto a tutti e un ringraziamento a chi ha reso possibile questa iniziativa. E non per darvi, grazie all'ascolto, e con la quale siamo di poter continuare con tutta questa collaborazione. Noi e tutti gli altri, penso, non voglio rischio di dimenticare qualcuno perché non ho ancora bene un presente. La dirigente dell'Istituto d'Arte che avete presente e i dirigenti del nostro settore scuola e cultura, non vogliamo responsabili. Allora, perché Spoleto è interessata a questo tipo di iniziative? Intanto perché parliamo di formazione, quindi tutto ciò che può far crescere la formazione e la cultura dei nostri giovani, credo che per noi sia una più importante. Giovani, sia che siano giovani del nostro territorio, del nostro comune, che giovani di altre parti del territorio, nazionale o internazionale. In questo caso abbiamo anche una presenza internazionale, e quindi c'è la possibilità non solo di una formazione sul tema, sul argomento specifico, ma soprattutto anche una formazione di carattere comunitario, perché il confronto, l'incontro e il confronto tra persone provenienti da diverse realtà è già un valore aggiunto. Altro elemento è il collegamento con istituzioni, enti, associazioni che si occupano di formazione, in questo caso di alta formazione, il comune di Spoleto e il mondo dell'impresa. Allora si crea quindi questo sistema di sinergia, di incontro tra forze che non possono far altro che crescere, farci crescere dal punto di vista culturale, dal punto di vista della formazione. Altro elemento è il fatto che Spoleto, che ha una vocazione anche nazionale, di formazione, non solo a livello territoriale ma a livello nazionale e fuori dal territorio nazionale, ha la possibilità di ospitare delle iniziative di questo rilievo e quindi ha la possibilità di promuovere il suo nome non solo in ambito nazionale ma in ambito internazionale. Ecco, quindi da parte nostra sicuramente ci sarà tutto l'interesse a mantenere questo tipo di collaborazione, di iniziative e anzi possibilmente allargarle e promuovere anche degli altri. Altro elemento importante è il raccordo con il mondo della scuola. La scuola che non può essere più un elemento di chiusura, cioè la formazione è semplicemente chiusa all'interno di una cultura, ma è un elemento